Greg, ma cosa fai? Hai dormito qua 2 mesi. Oh, davvero? Oh. Sì, sei rimasto qua dalla fine del TG dei ragazzi, ma lo sai che ricomincia? Ricomincia il TG dei ragazzi? Eh sì, dai tu il via alla sigla. Va bene, allora, sigla! Ma Greg, come hai fatto a dormire così tanto su quello sgabello scomodissimo? Ma comunque, benvenuti in una nuova puntata del TG dei ragazzi. Iniziamo con un grande scoop. Giulia ha intervistato lo storico scrittore Alessandro Barbero, anche quest'anno protagonista del Festival della Mente. Vediamo il servizio. Siamo in collegamento con Alessandro Barbero, che non ha certo bisogno di presentazioni, però per chi di voi ancora non lo conoscesse, eccovi una breve illustrazione. Alessandro Barbero è uno storico e scrittore italiano, anche professore all'Università del Piemonte Orientale, specializzato in storia medievale e militare. Bene, se lei è d'accordo, io incomincerei con le domande, però prima Certo. la vorrei ringraziare per la sua disponibilità. Come le avevo scritto nelle precedenti mail, sono una ragazzina di 12 anni che partecipa al TG dei ragazzi, quindi un telegiornale interamente realizzato dai ragazzi della città di La Spezia. Bene, incominciamo con la prima domanda. Come descriverebbe la storia? È d'accordo con le parole di Bloch che la storia è la scienza del cambiamento? Come dire, è molto difficile non essere d'accordo con Marc Bloch, che è stato uno dei grandissimi storici di tutti i tempi, e insomma, che ci ha insegnato un'infinità di cose. Devo dire che su questo punto specifico, sì, Bloch voleva dire che la storia, nel senso del mestiere dello storico, chiaro, perché la parola ha due significati. La storia è quello che succede nel mondo, quello che succede a noi esseri umani, quello è la storia e noi ci siamo immersi dentro e la facciamo anche noi con le nostre vite. Poi c'è la storia nel senso del mestiere di noi storici, del lavoro di chi prova a capire cos'è la storia. E allora diciamo, la cosa di Bloch non va intesa in un senso troppo rigido. Lui però voleva sottolineare che quando si descrive un'epoca storica, non ci si può mai illudere di descrivere un mondo che in quel momento era fermo, perché il mondo non è mai fermo. Gli esseri umani hanno sempre, si portano dietro sempre conflitti, scontri, idee, speranze, paure, che tutte insieme rendono instabile il nostro mondo, ecco. Imparare a vivere significa anche imparare a vivere con un mondo che cambia e che non può non cambiare, ecco. E studiare quello che noi esseri umani facciamo nel mondo si deve fare senza mai dimenticarsi che appunto è tutto un continuo cambiamento, anche quando questo magari a noi non piace, a noi fa paura, noi preferiremmo che non fosse così. Ecco, in questo senso, chiaro, Marc Bloch aveva ragione, certo. Sempre Marc Bloch scrive un libro, prima discorso, intitolato Che cosa chiedere alla storia? Bene, oggi le vorrei chiedere, secondo lei, noi cosa dovremmo chiedere alla storia quando la studiamo? Guardi, la storia è, come dire, è il catalogo di tutte le cose che noi esseri umani abbiamo fatto da quando esistiamo, o meglio, da quando abbiamo cominciato a scrivere per ricordare quello che facciamo. Ecco, perché quello che facevano gli esseri umani prima di inventare la scrittura, provano a ricostruirlo gli archeologi, i paleontologi, però è più difficile. La storia studia gli esseri umani a partire dal momento in cui noi possiamo sentire la voce di quelli che sono vissuti prima di noi, ecco. Possiamo parlare con i morti e farci un'idea di chi erano gli esseri umani che sono vissuti prima di noi. Allora, in questo senso, la prima cosa che noi dobbiamo chiedere alla storia, dobbiamo, nessuno è obbligato a fare niente. La prima cosa che noi possiamo chiedere alla storia, se ci interessa questo aspetto
fatto della conoscenza umana, perché noi esseri umani possiamo conoscere tante cose, eh? Possiamo conoscere come è fatto l'universo, possiamo conoscere come è fatta la materia. E a me queste cose non interessano tanto, sono importantissime, ma non mi interessano tanto. Oppure possiamo chiedere come è fatto l'essere umano, nel senso di cosa fa, cosa abbiamo in testa, cosa ci portiamo dietro, e come cambia quello che abbiamo in testa nelle generazioni e nei secoli. Ecco, la storia è questo. Quindi studiare la storia significa innanzitutto conoscere meglio gli uomini. Uso questa parola nel senso di esseri umani, chiaramente, uomini e donne che sono allo stesso titolo esseri umani, parte della nostra specie. Ecco, questa direi che è la prima cosa che chiediamo. Poi, come dire, se io fossi un decisore politico, alla storia proverei anche a chiedere quali sono i rischi quando si prendono delle decisioni. Chiederei degli esempi di chi prima di me ha preso delle decisioni magari sbagliate e perché erano sbagliate. E cosa succede quando si prendono certe decisioni? Chiederei degli esempi, adesso non voglio entrare troppo nello specifico dell'attualità, ma insomma, chiedersi cosa succede quando tutti i governi cominciano a dire bisogna comprare armi, bisogna comprarne di più, bisogna spendere di più per gli armamenti, perché così saremo più sicuri. Ecco, andare a vedere nella storia se davvero quando succedono queste cose, poi il risultato è che si è più sicuri, ecco, questa è una delle cose che alla storia possiamo chiedere. Lo storico riuscirà mai a studiare la storia in modo oggettivo oppure ci sarà sempre un pizzico di personalità comunque nello studio della storia? Allora, la personalità e gli interessi e la testa di ognuno di noi ovviamente contano sempre. Conta anche l'epoca in cui viviamo, perché noi anche nello studiare il passato siamo condizionati dagli interessi della nostra epoca. Faccio un esempio concreto. Oggi, quando noi studiamo le invasioni barbariche negli ultimi secoli dell'Impero Romano, ci accorgiamo che lì sotto c'è un grandissimo problema di immigrazione, di integrazione, di cittadinanza. E quello che ci interessa di più studiando il confronto fra i barbari e l'impero romano è appunto quanto l'impero romano è riuscito a integrare immigrati, quanto è riuscito a gestire il problema della cittadinanza. E questo perché a noi oggi queste cose interessano nel nostro mondo di oggi. 100 anni fa, quando questi problemi non c'erano da noi, gli storici, studiando le invasioni barbariche, si interessavano ad altri aspetti, no? Quindi c'è sempre una dimensione soggettiva, non solo del singolo individuo che studia, che fa ricerca, ma anche proprio della generazione, dell'epoca a cui apparteniamo. Poi non è che questo, bisogna stare attenti, perché certo che quindi ognuno ha il suo approccio soggettivo, però questo non vuol dire che siamo autorizzati a studiare la storia in modo non oggettivo. E provo a spiegarmi, l'oggettività nel lavoro di storico, non so se mi spiego, non deriva dal fatto che tu riesci a mettere da parte le tue preferenze, le tue passioni, i tuoi interessi. A nessuno si chiede di studiare il nazismo e lo sterminio degli ebrei restando neutrale. È chiaro che uno oggi lo studia provando orrore per alcuni dei protagonisti e pietà per altri, no? È chiaro questo. Però l'oggettività consiste intanto nell'essere consapevoli dei nostri pregiudizi, delle nostre preferenze, delle nostre passioni e poi nel non impedire alle nostre passioni e ai nostri pregiudizi di vedere quel che c'è, di vedere la realtà. E di non dobbiamo nascondere le testimonianze perché non ci piacciono, non dobbiamo nascondere i documenti perché magari contraddicono quello che noi vorremmo, d'accordo? Se anche io amo molto un certo paese, metti l'Italia, potrei citarne altri. Non per questo devo nascondere i crimini che l'Italia ha potuto compiere in passato, mi spiego, ecco, questo si può fare anche restando pur dentro, ovviamente, le proprie idee, le proprie passioni e le proprie preferenze. Bene, parlando della sua carriera, come e quando ha scoperto di voler fare il mestiere dello storico? Molto presto, direi, nel senso che da bambino non lo pensavo come un mestiere, perché da bambino non avevo la minima idea del fatto che
si dovesse poi scegliersi un mestiere e quale potesse essere. Però ero appassionato di storia già da ragazzino, cioè quando ho cominciato a leggere, fin da subito leggevo articoli di storia sulle riviste illustrate, cose di quel genere, e quando ho cominciato a leggere libri, diciamo così, un po' più seri, intorno ai 10-12 anni, insomma, quando uno oltre ai libri per ragazzi comincia a leggere anche qualcos'altro, e ho cominciato a leggere libri di storia, che poi era soprattutto storia militare, perché questo si legava anche alla passione per i soldatini, per i modellini, questo genere di cose qua, che alla mia epoca erano molto tipiche dei ragazzini maschi, naturalmente. Però appunto, quello era comunque passione per la storia. Poi quando al liceo ho cominciato a pensare a quale facoltà iscrivermi, ho avuto qualche passione momentanea per altre materie, come la linguistica, per esempio, che continua a sembrarmi una cosa estremamente appassionante e comunque legata anche al mestiere di storico, perché noi lavoriamo su fonti, su testi scritti in tante lingue e bisogna capirli. Ma al di là di questo, per un attimo ho avuto la passione per la linguistica, ma in realtà diciamo che alla fine del liceo avevo ben chiaro non solo che volevo studiare storia, ma che volevo studiare storia medievale. E quindi poi da allora ho cercato, insomma, di seguire una strada che mi permettesse di diventare un professore universitario di questa materia, perché, insomma, volevo passare la vita a studiare il Medioevo. Bene, come ultima domanda, prima dei ringraziamenti, ovviamente vorrei chiederle che tipo di studente era lei a scuola? Era un allievo modello oppure diciamo che comunque la media dei voti non era proprio delle migliori, mettiamola così. Ma dunque, nelle elementari e nelle medie ero, diciamo, ero un ragazzino diligente che studiava, che non aveva difficoltà a studiare, a fare i compiti, eccetera, non avevo problemi. E nelle elementari e nelle medie penso che ero certamente uno di quelli in gara per essere considerati i primi della classe. Poi al liceo è stato diverso, perché intanto perché al liceo ti trovi, come dire, in un liceo classico ti trovi tanti compagni in classe che sono bravi quanto te o più di te, e sono finiti i tempi in cui facilmente, come dire, primeggiavi. Poi il liceo effettivamente è un momento impegnativo in cui si cambia anche tanto. Io penso di essere sempre stato uno che se la cavava abbastanza bene, anche se bisogna distinguere le materie, eh. Voglio dire, in matematica o in fisica arrivavo alla sufficienza, ma facendo un po' di fatica. In storia o filosofia andavo bene, invece, ecco, senz'altro. In latino dipende, tant'è vero che in seconda liceo, che sarebbe il quarto anno, ecco, il modo in cui si calcolava una volta il liceo classico, la seconda liceo era il quarto anno del liceo classico, sono stato anche rimandato di latino, insomma, cosa che succedeva. Bene, allora io la ringrazio davvero tanto per la sua disponibilità e per avermi dato appunto la possibilità di intervistarla e di chiarire, ecco, alcuni miei dubbi, ma penso anche di tanti altri ragazzi. E spero che ci siano anche altre occasioni di poterla rintervistare su diversi fronti. Grazie mille e buona serata. Iniziamo con una nuova rubrica per le strade del mondo. Vediamo dove ci porta Damiano. Durante la scorsa estate siamo riusciti a ritagliarci una piccola vacanza in un luogo speciale, nel cuore delle Dolomiti del Brenta, Madonna di Campiglio. È un luogo versatile, d'inverno numerose piste da sci di difficoltà differente, ed estate altrettanto numerose passeggiate, anch'esse di diverse difficoltà. Il centro è famoso fin dall'Ottocento per le sue caratteristiche peculiari e lo è diventato ancora di più negli anni 50 del Novecento, con la diffusione dello sci alpino, anche come sport vero e proprio. Infatti, a Madonna di Campiglio vi è la famosa pista di Coppa del Mondo 3-3, dove leggende dello sci come Alberto Tomba hanno gareggiato. Durante le giorni del soggiorno abbiamo visitato posti diversi tra di loro.
Il primo giorno, infatti, abbiamo percorso un sentiero con un panorama mozzafiato in mezzo alle rocce, per arrivare al rifugio Tucket Quintino Sella. Questo doppio nome è dovuto al fatto che, agli inizi del Novecento, tedeschi e italiani costruirono due rifugi molto vicini, che poi sono stati successivamente unificati, come li vediamo oggi. Benvenuti al rifugio Tucket. Nel secondo giorno di questa vacanza abbiamo compiuto il famoso Giro dei Cinque Laghi, un percorso che concatena appunto cinque laghi, più o meno vicini tra di loro, i quali hanno un'acqua limpida e tendente all'azzurro. Il primo lago che si ha occasione di vedere arrivando da Madonna del Campiglio è il lago Retort, che poi proseguendo si incontra il lago Lambin e andando ancora avanti il lago Seodoli. Con una piccola deviazione si raggiunge il lago Gelato, dopodiché si scende e si arriva al lago Nambino, ultimo dei cinque laghi dove vi è infatti un rifugio. L'ultimo giorno abbiamo visitato le cascate del Vallesinella. Abbiamo successivamente proseguito per arrivare al rifugio Graffer, gestito da Roberto Manni, che assieme all'alpinista Marco Confortola ha conquistato diversi 8000, cioè quelle montagne che hanno un'altitudine superiore agli 8000 metri sul livello del mare. È stato un soggiorno indimenticabile e sicuramente torneremo per apprezzare il paesaggio invernale. Ritorna alla rubrica In cucina con Michele. Quale piatto ci preparerà oggi il nostro chef? Ciao a tutti, oggi vi presenterò un altro mio piatto, gli involtini di melanzane con gli spaghetti. Iniziamo. Tritiamo la cipolla. Prendiamo lo spicchio d'aglio. Partiamo con il lavoro. Tagliamo il pomodoro a cubetti. Mettiamo l'olio in una casseruola. Aggiungiamo la cipolla e l'aglio. E la facciamo rosolare. Aggiungiamo il pomodoro e poi il basilico. Sale. Ho già fatto le melanzane a fette e le ho lasciate riposare con il sale per circa 30 minuti. Andiamo a friggere. È l'ora della frittura. Prima di spegnere la salsa aggiungo un po' di origano fresco. Mettiamo la pasta nella salsa. Versiamo un cucchiaio di mozzarella e mescoliamo. Tendo per bene le melanzane. Arrotoliamo la pasta su un cucchiaio e la adagiamo sulla melanzana.
Ah, ora possiamo arrotolare la melanzana su se stessa. Aggiungiamo un po' di salsa in superficie. Mozzarella. E per ultimo aggiungiamo il parmigiano. Adesso lo possiamo infornare a 180 gradi per circa 15-20 minuti. È arrivato il momento di impiattare. Il piatto è pronto e a voi studio! Sono riuscito a svegliarmi. Ragazzi, la prossima settimana partirà l'angolo della posta di Greg. Scrivetemi un sacco di letterine, capito? Mandatele, mandatele, mandatele. Finisce così la prima puntata del nuovo anno dei TG dei ragazzi. L'appuntamento è per la prossima domenica. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.